E come ogni mattina parte la rassegna stampa. Davide Giacalone, buona domenica, ben trovato. Buongiorno, eccoci qua, buona domenica. Eccoci qui, subito in primo piano parliamo e ci appoggiamo al Sole 24 Ore, ma la notizia è anche sulle altre prime. Parliamo di pass, green pass e vaccini. Quali novità? Ma la novità, diciamo, che poi non è mai novità, Barbara, su questo tema non ce ne sono più, cioè nel senso da ampiamente arato. Diciamo che avere esteso l'uso del Green Pass era anche una tattica per portare spintaneamente quelli che ancora non si sono vaccinati a farlo, e in effetti da questo punto di vista i dati che comunica il generale Figliuolo dimostrano che funziona, nel senso che è aumentata mediamente il 35%, diciamo dal 20 al 40, con picchi del 40% le prenotazioni per andare a fare la prima dose, e naturalmente tutte le seconde dosi sono un processo che è in corso, ma insomma sono aumentate le prime dosi, che è un fatto largamente positivo. Questo porta con sé anche una visione più rosea, diciamo ottimista, sui livelli di produzione, quindi in effetti il prodotto interno lordo continua ad andare a spingere, ad andare bene, e contiamo che sia così, speriamo naturalmente. Non è tutto rosa il quadro, eh? Per esempio se guardiamo all'avvio dell'anno scolastico non è che tutto desti proprio serenità, perché il già visto anche lì non manca. Si è partiti, adesso ci sono alcune classi che sono già andate in quarantena, ovviamente i ragazzini, parlo per le scuole, quelle elementari, le medie, non sono vaccinati né vaccinabili al momento, e quindi però non è che significa che sono estranei al tema, come non sono estranei al tema poi tornano a casa, quindi vediamo. L'autunno non sarà proprio facilissimo, ma contiamo che la prudenza e i vaccini facciano il loro mestiere. Capisco sempre meno questo modo in cui il segretario della CGIL Landini continua a ripetere che i tamponi devono essere gratis perché non si deve pagare per andare a lavorare, ma di che sta parlando? Il vaccino è gratis, o meglio gratis, e non lo paghi, ma nel senso che è a carico della fiscalità collettiva, lo compra lo Stato, anzi per la precisione lo compra la Commissione Europea. È gratis, si fa. Se non lo puoi fare per ragioni mediche, perché è malato, se ormai conosciamo casistica a memoria, comunque hai la possibilità di avere il Green Pass, non è che non ce l'hai. Se non lo vuoi fare è una cosa diversa, allora a quel caso non è che c'è qualcuno che ti sta costringendo a pagarti il tampone per andare a lavorare, sei tu che ti sei autocostretto a non fare il vaccino. È una libera scelta, sì, una libera scelta, ma che ha delle conseguenze. Qualcuno continua a ripetere una superba stupidaggine, e cioè quella che i tamponi sarebbero più sicuri dei vaccini, perché quando ho fatto il tampone è sicuro che non sono contagiato né contagioso. Allora, intanto, per cominciare, di sicuro al 100% su questa terra c'è una cosa sola, non vogliamo nominarla a quest'ora del mattino, non è il caso di approfondire. I vaccini possono lasciare naturalmente la possibilità di essere contagiati, di essere contagiosi, ma anche il tampone, perché il tampone che ci piglia al 100% non l'hanno ancora inventato. In ogni caso sarebbe lì sull'immediato, figuriamoci dopo qualche ora. Ma quelli che pensano questa roba, ma pensano sul serio di fare 60 milioni di tamponi ogni mattina? Cioè, ma in quale incubo sono nati? Quanti milioni di tamponi facciamo ogni mattina per avere quel genere? Sappiamo per certo, sappiamo per certo che i vaccini diminuiscono sia la possibilità di essere contagiati sia la possibilità di essere contagiosi, fanno crollare la possibilità di complicazioni gravi, quindi di ricoveri in terapia intensiva, ergo di morti. E a quello ci affidiamo. Non ti vuoi sottrarre? Pagati il tampone. Davide, tra poco parleremo di un'altra categoria che è stata coinvolta in questo tipo di meccanismo, sia quella dei medici. Noi ricordiamo che la campagna vaccinale è partita proprio da loro, dagli operatori sanitari, non solamente i medici, che sono stati quelli che per primi hanno ricevuto il vaccino. Ecco, comunque, a distanza di diversi mesi dalla campagna vaccinale, quando abbiamo superato le 80 milioni di somministrazioni totali, ecco, rimane ancora il caso di alcuni operatori sanitari che non si sono sottoposti a vaccinazione, e l'Ordine dei Medici lancia un appello che tra poco leggeremo dalle pagine interne del Corriere della Sera. Intanto, dalla prima della stampa, bollette sconto
da 4 miliardi landini. A proposito, Green Pass, non cedo energia, nel decreto previsti ulteriori risparmi per chi non ha un ISEE, per chi ha un ISEE sotto i 20.000 euro a proposito di reddito. Piccolissima pausa per ascoltare tutte le info di viabilità insieme ai colleghi di Autostrade per l'Italia, poi ancora rassegna stampa. Grazie, nessun'altra segnalazione da aggiungere. Autostrade per l'Italia tornerà ad aggiornarci in coda al giornale orario delle 8 alle 7 e un quarto di questa domenica mattina su RTL 102.5. Rientriamo in rassegna stampa con Davide Giacalone. Dicevamo, Davide, dell'SOS dell'Ordine dei Medici, dicono così è impossibile radiare chi rifiuta di immunizzarsi. Siamo a pagina 9 del Corriere della Sera, il presidente Anelli dice affermarci è la burocrazia, anche perché la commissione disciplinare è scaduta da mesi. A proposito di numeri, 1500 ancora senza copertura, il 30% in attesa, già scattate 728 sospensioni. Ricordo, a beneficio di chi si fosse collegato solo ora, stiamo parlando di quegli operatori sanitari che non si sono ancora sottoposti a vaccinazione. Allora, la questione scoppia adesso, diciamo così, per la questione dei vaccini, ma mica ha a che vedere col Covid, col vaccino, è una cosa più vecchia ed è inquietante. Ed è la seguente: l'Ordine dei Medici ha tra le sue possibilità quello di radiare qualcuno, perché se uno non sa fare il medico o dice delle boiate o crea dei problemi, l'Ordine dei Medici lo può radiare. Questa persona però, una volta radiata, questo medico, una volta radiato può fare ricorso, non è che l'Ordine dei Medici c'ha il dominio assoluto, può fare ricorso. Chi esamina il ricorso? Una commissione che si chiama Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie. Siamo dei geni nel trovare i nomi, in realtà. La Commissione dei Medici, insomma, cui si ricorre. Questa commissione è composta da soggetti che sono nominati in parte dal Ministero della Sanità e in parte dal Ministero della Giustizia. Oggi cosa dice l'Ordine dei Medici? Guardate che noi abbiamo i medici che non si vogliono vaccinare. No, abbiamo di più. Abbiamo medici che dicono che i vaccini non devono essere fatti, mai, e non li possiamo radiare perché noi li radiamo, quelli fanno ricorso, la commissione non si riunisce perché è scaduta da 7 mesi. Ma attenzione, prima di essere scaduta da 7 mesi aveva un arretrato di 2 anni. E qui uno dice, ma allora voi siete tutti pazzi, per il semplice motivo che tu potresti avere in circolazione un medico il quale sostiene che le infezioni non si curano con gli antibiotici, che gli antibiotici sono un prodotto del demonio, e anziché mandarlo in manicomio pensi di poterlo tenere medico perché la commissione è scaduta e perché c'ha l'arretrato di 2 anni. Questo è intollerabile, siccome è intollerabile. Ed è una roba che si fa con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovviamente sentite e verificate le nomine del Ministero della Sanità e del Ministero della Giustizia, facciano la santa cortesia, prima che cominci la settimana prossima, cioè prima della fine della domenica, di trovare una soluzione a questa cosa, perché non è solo la questione vaccini, ripeto, ci può essere oggi a fare il medico gente che sostiene che la medicina non deve esistere, è intollerabile, è semplicemente intollerabile che una questione burocratica fermi sta roba. Dalla prima del Fatto Quotidiano di quest'oggi, la leggiamo sulla nostra piattaforma Volocom, Bianchi già bocciato, 2 punti, tanta DAD, pochi prof, si parla di scuola, prima settimana, bilancio delle misure anti-Covid. Andiamo su Repubblica, all'interno però siamo a pagina 22, nelle pagine economiche si parla del G20 dell'agricoltura, un quarto del mondo ha poco cibo ed è allarme sui prezzi del grano. Allora, ci sono diverse questioni, c'è la questione dei cereali, quindi il grano, diciamo così, il mercato e la possibilità dei rialzi, tenuto anche presente che l'alzarsi del prezzo del gas influisce pesantemente sull'agricoltura. Perché? Perché intanto bisogna fare i fertilizzanti, e i fertilizzanti si fanno consumando energia, ma poi c'è di più. Ogni tanto leggo a proposito delle bollette, togliamo gli incentivi a chi inquina, anzi penalizziamo chi inquina. Ora io non so se qualcuno di voi ha la fantasia di immaginare qualcosa di più verde dell'agricoltura, ma l'agricoltura inquina. Tra le agevolazioni dei carburanti inquinanti ci sono quelle per l'agricoltura. E che facciamo? Li togliamo? Perché come pensate di ararlo dalla terra? Cioè si fa con i trattori, si fa con macchine che vanno a gasolio. Allora il tema è, attenzione,
perché se noi non partiamo dal principio che il mondo ha bisogno di più energia, non di meno energia, la svolta ecologica, la transizione, chiamatela come vi pare, non può significare che torniamo alla mucca che tira l'aratro con quello che ci sta in piedi sopra, anche perché la mucca inquina tantissimo, peraltro. Giacalone se la prende con le mucche, insomma, adesso vedremo se, come reagirà il pubblico. Allora, prima di andare in pubblicità, un paio di prime pagine dai quotidiani sportivi. Esatto, partiamo subito con la Gazzetta dello Sport in prima pagina. Inter Express, il treno del gol 15 in 4 gare, Bologna travolto 6-1, Lautaro vero leader, doppietta di Dzeko. Di Inter ovviamente si parla anche sul Corriere dello Sport, il titolo di apertura: Inter atto di forza, Inzaghi travolge il Bologna e manda un messaggio alle rivali, martedì la sfida alla Fiorentina che vince in casa del Genoa 1-2. Poi invece nel taglio basso si parla di Atletica, Nairobi, missile Tortu, i 200 in 20 secondi e 11 decimi e l'appuntamento di questa sera 20:30 la Slovenia per loro, parliamo degli azzurri negli europei di volley. Torniamo tra poco con la rassegna stampa con Davide Giacalone. 7:23, quasi 24, domenica mattina, RTL 102.5 Non Stop News, ancora la rassegna stampa con Davide Giacalone, che poi vi ricordo alle 9 ritroveremo insieme ad Andrea Pamparana nell'indignato speciale. Allora, dalle pagine interne, pagina 2 della stampa, c'è anche un richiamo in prima, parliamo del caro bollette, tanto ne abbiamo parlato negli scorsi giorni e ci chiedevamo se il governo avrebbe potuto, sarebbe riuscito a mettere in campo un provvedimento per frenare il rincaro. Si era parlato addirittura con le dichiarazioni del ministro per la transizione ecologica Cingolani di un più 40%. Allora, titola così la stampa: bollette 4 miliardi per evitare la stangata e sconti ai redditi più bassi. Il governo aumenta le risorse, stringe i tempi, decreto in consiglio dei ministri già questa settimana, sforbiciata gli oneri di sistema. Lo Stato pagherà i costi che non sono legati al consumo di energia, ma che il consumatore si trova comunque in bolletta. Si lavora ad uno sconto per le famiglie che hanno un ISEE inferiore ai 20.000 euro, però Davide, scrive la stampa, è comunque molto difficile l'idea di, e ci direi tu se questo è un punto fondamentale o no, tassare le aziende produttrici di energia elettrica e di destinare una parte dei profitti appunto al risparmio in bolletta. Allora, la questione è questa: si era parlato di 3 miliardi, sono arrivati a 4 miliardi messi e allora uno dice, vabbè, meno male a questo giro. Cioè, attenzione, perché io per esempio pago la bolletta dell'energia elettrica e quindi sono uno dei beneficiati dei 4 miliardi che mi terranno bassa l'aumento. Aumenterà comunque, però non sarà un aumento del 40%, sarà un aumento più contenuto. Bene, sì, però sono anche lo stesso soggetto che paga le tasse che mi ritrovo 4 miliardi di debito in più o 4 miliardi di diversa spesa pubblica, quindi non è che, diciamo che sì, è la soluzione di tutto. Il tema è quello, dice, gli extra costi che possono essere contenuti. Faccio un esempio: allora, quando il prezzo dell'energia cresce, la bolletta cresce nel suo insieme e ha una ripartizione percentuale al suo interno sulla destinazione di questi soldi. È chiaro che per esempio i costi della distribuzione rete rimangono invariati, non è che cambiano. Il costo della e quindi se aumenta c'hanno un extra profitto. In Spagna hanno affrontato questo problema dell'aumento del prezzo del gas dicendo: sì, ma se la bolletta aumenta per tutti, quelli che per esempio producono l'energia elettrica con l'idroelettrico, gli aumentano i costi? No, assolutamente no, intanto l'acqua passa, quello c'ha comunque la diga, gira la turbina e crea energia elettrica. Benissimo, allora togliamo gli extra profitti a questa azienda, a queste aziende, e li portiamo a far scalare la bolletta. Questo è il tema. Ora tu ci puoi lavorare come ti pare, considerato che è quasi tutto statale, ci puoi lavorare come ti pare su queste cose. La sostanza è: ma tu come pensi di, con quali fonti pensi di approvvigionarti per non essere totalmente al guinzaglio di questi aumenti di prezzo delle materie prime? Perché se è quello che sento andare in giro, cioè facciamo tutto con le rinnovabili, allora io vorrei comunicarvi in maniera ufficiale che con i pannelli solari e con le pale eoliche è escluso, cioè non è neanche tema di discussione che ci facciamo girare tutto. Per il semplice motivo non è possibile, senza contare che le pale eoliche e i pannelli solari sono sempre ecologici, però poi gli ecologisti sono contrari a metterli. Perché fare un parco solare per produrre molto significa stendere intere lande di pannelli solari. Le pale eoliche di cui parliamo oggi sono delle cose che sono alte 150 metri e hanno un'apertura alare di 180 metri.
90 metri a pala, 180, cioè, non so se rendo l'idea, non è una cosa, dice, chissà se la vedo, diciamo, a vedere la vedi di sicuro. Siccome tutto questo ha un impatto, allora poi ci appassano i paesaggisti che dicono no, perché non va fatto, e in qualche modo l'energia elettrica andrà prodotta. Il risultato è quello, anche perché poi suppongo che ci vogliano anche dei macchinari per piantare questi piloni da 150 metri con le, non è che vanno su che da soli, che prendono il vento no, peraltro, quindi possiamo ripristinare il sistema dello schiavismo come per le piramidi, esatto. E così, e quella proprio è energia pulita, ecco, però direi che non è proprio il caso, no. Senti, tornando seri, la verità, si parla di pensioni, la parità della Fornero, pensioni delle donne stangate come gli uomini. Dall'interno del Corriere della Sera c'è una notizia di cronaca che riguarda Massimo Lopez, attore comico, uno del trio Marchesini, Lopez, Solenghi. Per i più giovani consiglio un ripassino dei Promessi Sposi, che si trova facilmente, e vedi che Davide è un cultore, assolutamente sì, la monaca di Monza e delle telenovelas anche, recitate in maniera straordinaria. E c'è una notizia appunto che riguarda Lopez che si sfoga. Massimo Lopez e lo sfogo social, io inseguito dai cinghiali. Lopez abita a Roma, stava andando a buttare l'immondizia. Sì, l'ho visto questo filmato, dopo attirato naturalmente dalla memoria, poi diciamo uno pensa Massimo Lopez fa sorridere, il video non fa sorridere purtroppo, racconta un fatto reale, cioè che lui butta giù la spazzatura e porta giù la spazzatura e viene aggredito da, inseguito dai cinghiali a Roma. Ora però vedo qualche giornale ha ripreso questa cosa dell'inseguimento dei cinghiali. Sì, l'inseguimento dei cinghiali fa molto colore, ma il problema non è mica quello. Nel video di Lopez ci sono due cose che sono, diciamo, fondamentali, e si chiama tradimento fiscale. Però lui dice, primo, noi paghiamo le tasse perché la spazzatura venga ritirata, però la spazzatura sta lì. Cioè i cinghiali arrivano perché la spazzatura, se no dentro il cassonetto il cinghiale non riesce a entrarci, il problema è che la spazzatura sta fuori dai cassonetti. Non solo, ma siccome stanno tutti dentro le buste, il risultato è che anche le signore che escono al supermercato, hanno la busta, se vanno verso la parte più vicina al parco, il cinghiale ormai riconosce la busta, cioè vede la busta e dice buono, questo si mangia, e si avvicina, quindi crea un problema enorme. E secondo, dice Lopez in questa cosa, e ha perfettamente ragione, sì, gli stessi soggetti che vengono a prendere la spazzatura, quando io faccio la differenziata, mi dicono ma che la fa a fare la differenziata, considerato che noi poi la raccogliamo, la buttiamo tutta nello stesso posto, cioè voi la differenziate e noi la riunifichiamo. Posso testimoniare che in centro a Roma, a distanza di una strada che divide due quartieri, da una parte ti dicono che devi fare la differenziata e dall'altro buttano tutto nella stessa busta e la mettono. Chi ci crede che a distanza di una strada? Tutto questo, al di là, cioè, non è questione solamente del colore, si chiama tradimento fiscale, perché tu mi stai facendo pagare una cosa che però non mi dai. Io pago, ma tu non fai il servizio per il quale mi chiedi di essere pagato, e peraltro si paga per esempio a Roma, ma non è l'unica città, moltissimo per la Tari. Ora, la cosa fenomenale dell'attuale campagna elettorale, ma non riguarda solo Roma, riguarda tutti i posti dove si fanno queste campagne elettorali per le amministrative, destra, sinistra, le alleanze, quello è simpatico, quell'altro parla solo di storia, al dibattito sei scappato. Oh, ma di queste cose che sarebbero le uniche di cui gli eletti dovranno occuparsi, non se ne parla, complice anche i giornali, perché parlare di queste cose pare che sia noioso, invece metterla sul tipo ma vincerà dentro la coalizione di destra Salvini o Meloni, ma questo sì che è avvincente, ma sì, bisogna essere proprio maniaci per essere avvinti da questo tema. Prima pagina di Libero, Davide, lo scandalo sbianchettato, straccia la notizia, cercasi Gabibbo, Corriere, Repubblica e Stampa fanno a gara per nascondere la bufera scoppiata con la pubblicazione dei nomi della presunta loggia Ungheria. Stiamo parlando dei verbali del caso Amara, querele a pioggia, lo scontro finirà in tribunale. Prima pagina del giornale, l'ira del centrodestra, spinello libero, scrive il giornale, paese drogato. In una settimana 500.000 firme per il referendum sulla cannabis legale, boom di adesioni di under 25 sul web. E poi più in basso, boom di vaccini dopo il pass, ma c'è chi vuole già abolirlo. Ci spostiamo sulla prima pagina del Messaggero, ci sono
le parole del ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, che dice: con il Green Pass ci sarà una crescita del 7%, ce lo auguriamo tutti, parla di momento magico. E c'è uno studio dell'esecutivo che certifica il balzo per la parte della trattativa poi sullo smart working anche nella pubblica amministrazione. Nelle pagine interne del Messaggero si parla di Made in Italy. Allora, noi, insomma, tante cose toccano noi italiani, tra le tante ci sono quei prodotti che sembrano che vengono venduti, spacciati come Made in Italy, ma che in realtà di italiano non hanno nulla. Tra l'altro, in questi giorni alla Fashion Week di Milano l'agenzia delle dogane espone anche una serie di prodotti che sono stati messi in commercio e poi ritirati, che venivano falsamente ricondotti al Made in Italy. Nel 2020 sono stati oltre quasi 13 milioni di pezzi. È un problema, Davide? Sì, è un problema, ha un valore questo mercato all'incirca di una centinaia di miliardi, quindi è più alto delle nostre esportazioni. Si basa spesso su una truffa semantica, quello che si chiama l'Italian Sounding. Trovai una volta nel Regno Unito una bottiglia esposta nel velluto rosso di un vino che si chiamava, che è scritto Montalcino, naturalmente letto da un inglese, dice Montalcino, sì, io avevo un bidone, cioè nel senso che ti hanno venduto una cosa, però glielo vendevano, mi dice questo è un grande Montalcino. Facciamo molto. Questa faccenda però si presta a molte questioni un po' più complicate da affrontare. Intanto è una dimostrazione di successo, badate bene. Le copie si fanno, i falsi si fanno di quello che vende, nessuno si mette a falsificare quello che non vende, non serve. Quindi è un segno di forza del Made in Italy. Per difendere il Made in Italy bisogna tenere sia la qualità, cioè non prendiamoci in giro, in parte ce li falsifichiamo da soli, perché non si può dire? Non lo possiamo dire? Noi facciamo Valdo Biadene, secondo diciamo le etichette è una zona che dovrebbe essere 10 volte quella che è, invece è più piccola, si fa un po' anche altrove, ma questo con tanti vitigni si dà una denominazione, ma poi si fanno anche da altre parti. Ci sono alcuni pistacchi che hanno, diciamo, una denominazione locale che manco se fosse la Calabria volevo fare tutti quei pistacchi, però vengono tutti denominati così. Ma soprattutto il tema è: noi dovremmo avere diverse Ferrero. Chi ci prova a fregare la Ferrero sulla falsificazione? Viene sfondato dalla capacità, dalla forza, dalla resistenza legale della Ferrero. Se invece abbiamo un pulviscolo di piccole aziende, poi diventano difficili da difendere, e quindi bisogna anche ragionare in questi termini, avere sempre questo atteggiamento lamentoso dicendo che fa l'Europa, e attenzione, perché questo delegare tutto fuori significa comunque coltivare una piccolezza interna che non ci porta bene. Ripeto, dovremmo avere diverse Ferrero. Davide, grazie per questa rassegna stampa, è soltanto la prima parte del tuo, diciamo così, appuntamento con RTL 102.5 di questa mattina, perché ti ritroveremo alle 9 con Andrea Pamparana nell'indignato speciale. Per il momento grazie, buon lavoro e buona giornata. Grazie a voi e buona radivisione a tutti.